importante per, insomma, per i ragazzi di Nuoro. Ok, grazie. Grazie. Arrivederci. Eccoci qua con Paolo Nida, mister dei giovanissimi del Ghilarza. Davvero l'ammassa grande è stata ribattezzata la vostra società, che a livello giovanile praticamente rovina la festa a tutte le squadre. Mai avete deciso di recitare questo ruolo? Del tutto casuale. È capitato che il calendario ha proposto questi scontri diretti tutti alla fine, quindi sapevamo che cercando di rimanere attaccati al gruppo di testa ci saremmo trovati a giocarci le nostre possibilità in queste partite, così è successo in questo scontro diretto. Ecco, siete partiti malissimo, subito un gol da recuperare, però i ragazzi dopo l'1-1 hanno messo sotto l'Atletico, non è facile tra l'altro farlo qui in Viale Costituzione, giocando in velocità, fraseggi, insomma, entravano con una facilità incredibile. Direi che è stata una bella partita, perché le due squadre che l'hanno disputata erano all'altezza della situazione, poi diciamo che quando l'equilibrio è così sottile la giocata del singolo può fare la differenza, e penso che il gol del pareggio che è stato realizzato dal nostro numero 10 ci ha dato la spinta in più per conquistare la piena posta in pari. Ecco, voi oggi avete giocato, insomma, come se fosse una finale della Champions League, lo dimostra la risultanza al fischio finale. Per avere continuità invece cosa manca ai ragazzi del Ghilarza? Direi che ci manca un po' numericamente la possibilità di sostituire le assenze che inevitabilmente durante l'anno ci sono, un po' per i malanni fisici, un po' per la scuola. Poi per il resto direi che abbiamo fatto al massimo delle nostre possibilità. Sono pienamente soddisfatto anche dell'andamento del campionato, anche dei bassi che comunque dovevamo prendere in considerazione, visto anche la bravura delle squadre che sono in testa. Certo. Di sicuro non vi manca la grinta, che sicuramente il mister ha contagiato alla squadra, davvero ragazzi anche fisicamente più grossi, li abbiamo visti lottare su tutti i palloni, dimostrazione che poi nel calcio non basta solo la tecnica, ci vuole ben altro. Esattamente, credo che lo spessore morale dei ragazzi emerga in queste situazioni, quando al cospetto di una squadra come l'Atletico, che fisicamente comunque può metterti sotto, con la giusta motivazione, con la giusta concentrazione puoi fare il tuo risultato. A questo punto, insomma, quali sono, chi andrà ai playoff? A questo punto ci proviamo, abbiamo il Budon in casa, l'ultima ce la giochiamo sempre in uno scontro diretto, io credo con la Calmedia, che arriverà a pari punti con noi, cercheremo di fare 6 punti nelle ultime due. Certo. Va bene, noi ringraziamo mister Onida, complimenti ai giovanissimi del Ghilarza per questa vittoria che interrompe una lunga serie positiva dell'Atletico, in bocca al lupo per i playoff. Grazie Crepi.